Teti si trova al confine tra la Barbagia de l'Ollai e il Mandrovisai. È un paesino di 680 abitanti. E diciamo che il turismo non è proprio una delle attività peculiari. Autunno in Barbagia per noi quindi rappresenta la possibilità di far conoscere il paese, non solo dal punto di vista delle tradizioni, ma anche proprio dal punto di vista della cultura, perché Teti è una delle culle della civiltà nuragica, in quanto il 30% della produzione bronzistica sarda è stata rinvenuta proprio nel territorio di Teti, nel villaggio santuario di Albini. Dolci tipici, abbiamo subfulittu e subastone, che sono proprio dei dolci caratteristici di Teti. Culurgione Zaccosidura è culurgione quindi a forma di spiga. Si tratta di un tondino di pasta fresca in cui praticamente viene posizionato un ripieno di patate miste a formaggio fresco che può essere ovino, caprino, insomma dipende dai gusti e dalla produzione che si aveva in casa. Si prepara un fagottino che viene cucito proprio a mano e assume la classica forma di una spighetta. E a Teti prende quindi il nome di culurgione Zaccosidura e viene condito con il sugo e il pecorino fresco. Ha diversi pani tipici Teti, su pane vresa, quindi che è il pane carasau che si contraddistingue rispetto agli altri paesi perché è un pane proprio sottilissimo, quasi sembra un'ostia. Salmordighina con patata, che sono appunto un pane invece grosso che è fatto con le patate. Su pane con gherda e salmordighina semplici, quindi quelle senza le patate. Abbiamo una piccola attività che produce il miele, che è molto rinomata perché ha vinto diversi premi, quindi il miele biologico, e hanno, diciamo, ideato questo prodotto che è il miele ardente, l'acqua vitae con il miele. Riguardo il sughero, quindi abbiamo quindi anche a Teti una ditta che appunto si occupa proprio anche dell'esportazione. Si respirerà insomma in tutto il paese di Teti la civiltà nuragica. Potrete appunto ammirare la mostra I popoli di bronzo, potrà venire al museo archeologico di Teti appunto, e ammirare la donna di Teti col cappello, sono conosciuta anche come sciamana o strega di Teti. Oppure gli arcieri, potrà assistere a degli scorci di vita nuragica attraverso anche i laboratori di archeologia sperimentale. Il famoso demone Cotrocchi, che diciamo viene utilizzato tantissimo qui in Sardegna, appunto è stato rinvenuto ad Abini. E Teti ha deciso, proprio in occasione di Cortes Apertas, di omaggiare, dedicandogli una statua che potete appunto ammirare all'ingresso del paese. Con la nostra amministrazione è nata un'associazione che si chiama proprio Susenoreddu e Sordu Siscusordu, creando un evento lungo il circuito di Cortes, da non perdere.